ragazzi molto giovani, dei ragazzi ancora più giovani dietro, che sono scuole, licei, cioè superiori, vi hanno trascinato qui a forza, immagino. Va bene, cerchiamo di rendere utile anche questo tempo. E diciamo, ok, viene registrato, lo sappiamo, adesso lo togliamo. Aiuto. No, dico, bisogna togliere. Oh, ah, non si vede ancora. Quindi, diciamo, il mio obiettivo sarà quello di mettere sui vostri schermi radar, diciamo, un paio di idee. E la prima cosa che dobbiamo fare è che dobbiamo capire di che stiamo trattando. Il clima è una di quelle robe che, come dire, tutti quanti crediamo di sapere cos'è. In effetti ha un'origine molto antica. Questo dipinto è un dipinto famoso, questa è la scuola di Atene di Raffaello. Si vede che in università ci sono un sacco di giovanotti stravaccati che non fanno niente, due vecchi signori che litigano, che sono chiaramente dei professori, infatti uno di quelli lì è Aristotele. Si riconosce perché l'iconografia lo rappresentava in maniera appunto riconoscibile, cioè in mano un libro, sopra c'è scritto Etica, quindi tutti capivano che era lui, l'altro è Platone per, diciamo, il record. Ma Aristotele per noi è interessante in questa storia perché lui è l'autore del primo libro di meteorologia mai scritto, che si chiama De Meteorologica, che è questo qua. C'è qualcuno del liceo classico qui? Ci sono? Mi date una mano a tradurre per piacere? Cioè, è veramente deprimente, cioè, chi non andiamo a scuola a fare? Allora va bene, allora traduco io, faccio prima. E in questo libro di meteorologia Aristotele parla di cambiamenti climatici e dice che il clima della Grecia, quando lui scriveva appunto questo libro, o meglio, dice che i cambiamenti climatici esistono, perché il clima della Grecia, quando lui scriveva questo libro, era diverso dal clima della Grecia così come era rappresentato nei libri di Omero. Che è una cosa interessante, ma la prima osservazione è che uno dice, beh, anche allora c'era qualcuno che diceva che queste stagioni non sono più quelle di una volta. La seconda cosa è che però ci dà anche un'idea di come, diciamo, era il rapporto a quei tempi rispetto al mondo naturale. Quindi se uno aveva una domanda rispetto al mondo naturale, il modo di rispondere alla domanda era andare a cercare qualche libro che parlava di quella cosa. Che non è proprio quello che faremo oggi. Diciamo, se noi abbiamo una domanda rispetto al mondo naturale, la prima cosa che ci viene da fare è andare a vedere che succede là fuori. O facciamo una misura, facciamo un'osservazione, non ci viene in testa di andare a vedere, che ne so, nella soap opera degli ultimi 50 anni, se c'è qualcuno che parla di quella cosa. Questo perché nei 2500 anni che sono trascorsi tra Aristotele e noi, abbiamo inventato una roba che si chiama metodo scientifico. Che è quello che ci permette di avere appunto un metodo, ovvero se volete un protocollo, o una serie di principi e regole che ci danno un'indicazione di come trattare i problemi che hanno a che vedere col mondo naturale. È quello il principio che ci guida, che è diventato anche una specie di principio di riferimento rispetto alla razionalità comune. Quando noi vogliamo prendere un esempio di ragionamento che sta in piedi, diciamo, ah, questo è quasi un ragionamento scientifico. Cioè vuol dire un ragionamento che sta in piedi. Quindi è diventato pervasivo nel nostro rapporto col mondo. E quindi la questione era, come facciamo a applicarlo al clima? Il clima che, come dicevo io, è una roba che tutti quanti pensiamo di sapere cos'è. Questo è Leopardi, nello Zibaldone, dice che le stagioni non sono più quelle di una volta. Anche lui si lamenta. Voi avrete sicuramente una zia che dice che non ci sono più mezze stagioni. È assolutamente vero. Nel Mediterraneo non ci sono mai state mezze stagioni. Quindi anche lui si lamentava, anche lui ha una percezione. Quindi esiste una percezione comune di quello che è il clima e la variabilità del tempo che è molto profonda. Quindi come facciamo noi diciamo, a trattarlo in maniera scientifica? Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è definire di che stiamo parlando. Quindi, signori, vi presento il sistema climatico, che è fatto dell'atmosfera, dell'oceano, della montagna, della terra, del ghiaccio. E, ahimè, tutta questa roba è tenuta assieme dall'acqua.
L'acqua ha questa pessima abitudine che cambia fase. La troviamo liquida, solida, gassosa. Tutte le volte che cambia fase, scambia energia con l'ambiente. Quindi per ogni gocciolina di acqua che evapora, per ogni gocciolina che condensa, energia viene scambiata con l'ambiente circostante. Il clima è il risultato dell'equilibrio di questi milioni, miliardi, trilioni, un po' diventano come miliardi di zio Paperone, cioè non si capisce più niente, questi numeri enormi, in minuscole transizioni, che creano un equilibrio, un pseudo-equilibrio, che noi chiamiamo clima. Quindi la domanda che abbiamo è come facciamo a applicare il metodo scientifico a questo sistema. È complicato? Sì, è complicato, ma come fa la scienza a affrontare problemi complicati? Li distilla, cioè li prende e in modo riduzionistico comincia a dire, beh, questa cosa non conta troppo, questo neanche conta, questo non conta, questo non conta. Alla fine viene ridotto all'essenza. Per esempio, qui potremmo dire, beh, effettivamente l'acqua è una seccatura, togliamola. Studiamo il clima senza acqua. Si può fare. È marginalmente più semplice. Però non è il nostro pianeta, non è il nostro problema. Quindi abbiamo di fronte a noi un problema, un sistema che in un certo senso è irriducibile. Non lo possiamo ridurre. Quindi, di nuovo, come facciamo a applicare tutto il programma che abbiamo messo assieme, Galileo, Newton e tutti qua? Allora abbiamo un'altra possibilità. Uno dice, beh sì, la Terra è grande, io abito in Italia. A me del clima dell'Australia, francamente, mi interessa, è giusto. Quindi io mi dico, ma sapete che c'è? Io mi concentro sull'Italia, faccio tutto sull'Italia e dopodiché io mi preoccupo solo dei fatti miei. E non funziona proprio così, perché quello che succede in una parte del globo, per esempio, quelle che noi chiamiamo SST, che sono le temperature marine del Pacifico, diciamo, tutto l'oceano, ma in questo caso del Pacifico equatoriale, quando loro variano, fanno variare anche le temperature dell'Oceano Indiano, che a loro volta fanno cambiare la precipitazione in Brasile, il monsone indiano, la precipitazione in Africa, e influenzano anche i grandi pattern di circolazione delle nostre latitudini. Quindi se qualcosa succede sull'Italia, non è detto che la ragione sia locale. La ragione va trovata magari dall'altra parte della Terra. E quindi abbiamo neanche questa strategia funziona, perché quello che noi chiamiamo sono teleconnessioni, cioè il sistema climatico è connesso nelle sue parti e quello che succede da una parte influenza le variazioni a tutte le altre parti. Quindi, secondo problema, non riusciamo neanche a ridurlo dal punto di vista geografico. E quindi come facciamo? Come facciamo a avere una considerazione scientifica del clima? Quella che vedete qui è un risultato assolutamente classico del processo che vi ho appena spiegato. Quello lì è un esperimento famoso. Tipicamente il processo di riduzione termina con la definizione di un esperimento. Un esperimento che in genere si dice cruciale, perché il risultato di quell'esperimento permette di dirimere tra due visioni del mondo. Quello che vedete lì è un esperimento famoso. Cioè, se sapete che cos'è l'esperimento di Michelson e Morley, se sapete che cos'è bene, se non sapete che cos'è uguale, perché non è questo il punto per me è che tutto l'apparato sperimentale, vedete, sta su quel tavolo, in quello che sembra uno scandinavo. Quindi due tizi su un tavolo e uno scandinavo hanno cambiato la visione del mondo. Questo è un esperimento cruciale. Anche a me piacerebbe fare un esperimento cruciale. Per esempio chiudere Gibilterra e vedere se il Mediterraneo veramente si asciuga di 2 metri all'anno, come tutti mi dicono, oppure no. Basta aspettare neanche 10 anni, basta aspettare 5 anni, se il livello del mare va giù di 10 metri abbiamo una prova, come dire, incontrovertibile. Oppure potremmo togliere le Alpi e vedere se il clima della Valle Padana veramente dipende dalle Alpi. Però non me lo fanno fare, non mi danno i soldi, non mi danno i permessi. Come facciamo quindi a applicare il metodo scientifico se noi non riusciamo a fare esperimenti? Quindi voi capite che la climatologia è stata, come dire, azzoppata. È stata una scienza descrittiva per la maggior parte della sua storia. Se leggete i libri di climatologia della fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, sembrano diari di viaggio.
ero in Indonesia, mezzo giorno è venuta la nebbia, poi è venuto caldo, la sera più, tutto così. Okay? Cos'è che è cambiato? È cambiato quando abbiamo potuto fare esperimenti. Ma per fare gli esperimenti mi dovete consegnare una serie di pianeti sui quali cambiamo qualcosa e poi vediamo la differenza tra il pianeta dove avete cambiato qualcosa e quello dove avete cambiato niente. Però tanti pianeti non ne abbiamo, anzi fino a poco tempo fa pensavamo di essere gli unici. Siamo molto fortunati perché in realtà quello che abbiamo potuto fare è stato di creare delle rappresentazioni virtuali dei sistemi climatici, perché vedete, le leggi che regolano il moto dell'atmosfera e dell'oceano e i loro processi erano sostanzialmente note all'inizio del Novecento, erano solo un pochettino complicate da risolvere. E quindi è stato possibile, diciamo, risolverle, quindi costruire queste rappresentazioni virtuali del nostro pianeta, quando abbiamo potuto scambiare la complessità matematica di queste equazioni con un grandissimo numero di operazioni elementari. E se voi avete la capacità di farlo in maniera molto veloce, quello che noi chiamiamo adesso calcolatori elettronici, allora potete fare il problema, potete risolvere l'equazione. Questi sistemi di virtualizzazione dell'intero pianeta noi li chiamiamo modelli numerici globali, numerici regionali, ce n'è tutto uno zoo. Però il criterio, l'idea è sempre quella, riuscire a creare attraverso la rappresentazione matematica del comportamento dei sistemi una rappresentazione virtuale, che allora uno può fare gli esperimenti, perché adesso in uno di questi modelli posso certamente chiudere Giubilterra e vedere che succede, oppure togliere le Alpi, oppure senza essere tacagni togliamo tutte le montagne della Terra e vediamo che succede. Quindi questa cosa ha cambiato drasticamente la natura della climatologia, da una scienza descrittiva, geografica, l'ha resa dinamica, cioè l'ha resa capace di descrivere l'evoluzione dei processi e degli stati. Giusto per informazione, queste sono le equazioni, io le faccio vedere sempre, nel caso qualcuno di voi trovi la soluzione, per favore mi contatti subito. E il trucco, che è quello appunto di scambiare con un grandissimo numero di operazioni elementari, è stato trovato da questo matematico inglese, si chiamava Lewis Richardson, che intuì che se invece che prendere tutta quella roba complicata che ho fatto vedere prima, in realtà uno definiva una specie di griglia e poi poteva fare i conti su ciascuno, su ognuno di quei punti di griglia, limitandosi a sostanzialmente le quattro operazioni fondamentali, poteva in realtà risolvere e anche prevedere il comportamento dell'atmosfera in generale del clima. Lui fece quella griglia che vedete là, è la griglia originale che lui usò per provare a fare una previsione di 24 ore nel 1922, che impiegò 24 ore di tempo a fare i conti, perché faceva tutti a mano, quindi insomma non è utilissima una previsione a 24 ore in cui non ci mette 24 ore a fare i conti, ma soprattutto fu un disastro, perché fu un fallimento completo. Lui rimase così sconfortato che abbandonò completamente il problema e si occupò solo di matematica negli anni a venire. Il motivo per cui lui aveva avuto questo problema è che in realtà gli mancava un paio di cose. Gli mancavano un certo tipo di comprensione di alcuni fenomeni teorici e anche, diciamo, non aveva afferrato che quel processo di trasformare le robe complicate in operazioni molto semplici è però delicato e va fatto con una certa attenzione. E poi 24 ore su 24 i conti non si potevano fare a mano. Alla fine, all'inizio degli anni 50, i problemi teorici sono stati superati e quelli, come noi chiamiamo, numerici, quindi diciamo come fare la trasformazione in maniera intelligente, era pure stato superato e stavano diventando disponibili i primi calcolatori elettronici. Il primo calcolatore elettronico si chiamava ENIAC, è stato disegnato a Princeton e vedete questo gruppo di 5 persone realizzò la prima simulazione numerica effettiva con un modello numerico negli anni 50 a Princeton. E da allora, come dire, molta strada è stata fatta. Quello che vedete qua è una rappresentazione dei vari modelli numerici del clima che sono stati usati nei vari rapporti IPCC a partire dal 1990. La dimensione di quei cubetti è la dimensione delle griglie che vi ho fatto vedere prima. È chiaro che più fine è quella griglia, più preciso è il conto. Forse non è chiaro, ma ve lo dico io. Più fine è la griglia, più preciso è il conto.
Quindi noi siamo passati, che negli anni 90 avevamo una capacità di vedere il nostro sistema climatico con una precisione di 500 km, come vedete si vedeva a stento il Mediterraneo, alla una precisione del 2007, quello del quarto rapporto, di circa 100 km, a una risoluzione nei modelli che sono stati usati, che vengono usati adesso nell'ultima rapporto dell'IPCC di circa 30 km. E allora si cominciano a vedere le cose. Dovete immaginare che questo viene applicato su tutto il pianeta. Ora, man mano che si sviluppavano questi modelli che venivano usati per fare le previsioni del tempo, quelle che arrivano sulla televisione sono fatte con strumenti di questo tipo, più qualche altra complicazione che magari vi dico un'altra volta. Ma a un certo punto qualcuno cominciò a chiedersi se non potevano essere usati anche per un'altra cosa. In maniera del tutto staccata, un signore, probabilmente abbastanza visionario, aveva continuato a misurare la concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera a un osservatorio che sta a 4.000 metri di altezza alle Hawaii. Quella che vedete qua è l'andamento della concentrazione di carbonica dal 1960 più o meno oggi. È una curva che probabilmente avete visto tantissime volte, ma per me la cosa più interessante è quello che c'è scritto sull'asse delle Y. Voi sapete cos'è l'asse delle Y, meno male. O delle ordinate. E vedete che la scala va da 320 a 420. Allora, che unità sono quelle? Parti per milione. Oh, parti per milione è un numero abbastanza piccolo. Se voi volete comprare una cosa che costa un milione di euro e avete 320 euro, siete un po' lontani dall'obiettivo. Però arriva un amico e dice, ah, no, ti aiuto io. Aumento i tuoi soldi del 40%. Quindi invece che 320 euro vi trovate 400 euro. Avete enormemente aumentato la vostra dotazione iniziale, ma è sempre un numero molto piccolo. Quindi se io guardo a queste cose, la prima tentazione è di dire, beh sì, è aumentato, ma è irrilevante. Perché è così piccolo. Se io aumento una roba così piccola, che differenza fa? E invece fa differenza. Però il punto è che a occhio non si può fare. È difficile stimare a occhio che succede alla Terra se uno aumenta l'anidride carbonica da 320 a 400. È qui che i modelli hanno svolto un ruolo fondamentale, perché solo usando i modelli numerici noi siamo stati in grado di stimare in modo quantitativo l'effetto di un aumento così piccolo. Il motivo per cui un aumento così piccolo ha un impatto, e a questo punto lo sapete tutti, che aumentando l'anidride carbonica aumenta la temperatura alla superficie della Terra, e perché il sistema climatico è dotato di meccanismi di amplificazione e feedback che amplificano enormemente non tutti i processi, certi processi, in particolare questo è uno. E quindi da lì è partita tutta la storia ed è interessante cercare di capire da dove viene l'anidride carbonica. Beh, l'anidride carbonica viene dall'uso dei combustibili fossili. Quello che vedete qua sono le emissioni globali fossili, da combustibili fossili, in questo caso sono gigatonnellate, ma quello che mi importa è l'andamento. Questi sono dati all'anno scorso, quindi quando vedete un calo, sono diciamo, le recessioni economiche più o meno periodiche. Notate una cosa però, adesso a parte l'ultimo, che è diciamo, il risultato della pandemia, quindi il crollo delle emissioni nel 2020 è dovuto al collasso dell'economia globale per la pandemia. Però guardate la crisi di prima, quella del 2008, e guardate la pendenza della curva prima e dopo. Vedete che la pendenza della curva è identica. Quindi quando c'è una recessione, le cose vanno giù perché l'economia si ferma, ma quando riparte, riparte con la stessa pendenza. Quindi non è che uno può sperare che ci siano crisi economiche per limitare le emissioni, a parte l'ovvio, diciamo, ingenuità di questa affermazione. Quindi usare l'anidride
L'anidride carbonica viene dall'uso dei combustibili fossili e ne siamo sicuri perché i combustibili fossili lasciano una firma nell'anidride carbonica, nel carbonio, diciamo, del loro genere. E quindi analizzando bene l'anidride carbonica in aria si vede che viene dai combustibili fossili. E quali sono le sorgenti? Beh, non sorprendentemente, in primo luogo il petrolio, ma vedete che anche il carbone, e poi il gas, e poi via via il resto. L'uso del gas naturale è aumentato moltissimo, e a fronte del fatto che l'uso del carbone si è appiattito, vedete, questi sono dati globali, adesso vediamo. E quindi diciamo è chiaro che tutti e tre i combustibili fossili contribuiscono a questo aumento. Poi vediamo uno per uno, questa è la Cina, queste le emissioni di carbonica della Cina. Vedete che le emissioni di carbone della Cina sono aumentate in maniera esponenziale tra il 2000 e il 2010, dopodiché si sono appiattite e hanno cominciato ad aumentare le altre. A questo punto, nel 2021, la Cina è già il più grande emettitore di anidride carbonica della Terra. Questi sono gli Stati Uniti e vedete che è interessante perché le emissioni da carbone degli Stati Uniti sono andate diminuendo in maniera consistente a fronte di un aumento limitato del gas, ma anche quelle di petrolio sono abbastanza stabili. Giusto per finire la storia, questa è l'Europa a 27. Anche qui il carbone è andato scemando continuamente, così come il petrolio, ma è aumentato il gas. Quindi la situazione, diciamo, delle emissioni è complicata da questo fatto. Questi sono i tre grandi gruppi che emettono. Quindi se avessi messo l'India avrebbe avuto una traiettoria simile a quella della Cina. Quindi, diciamo, il mondo degli emettitori è diviso in questi tre o quattro, se volete, grandi gruppi. Ci sono i paesi a economia matura che hanno praticamente raggiunto più o meno o un livello di stabilità o un livello di riduzione in cui il carbone viene lentamente spostato. Il carbone ha dei problemi economici suoi, diciamo. Non credo che lo fanno per le emissioni, ma c'è proprio da un punto di vista economico che non funziona. E invece abbiamo i paesi, diciamo, come la Cina e l'India, dove invece il carbone è una fonte primaria di energia, che stanno aumentando moltissimo le loro emissioni. Quindi la dinamica che voi avete visto anche a COP26 è dominata da questi quattro gruppi. In un certo senso rappresentano le esigenze, le aspirazioni e le aspettative di parti del mondo molto diverse. Oh, che ci dicono le osservazioni? Perché allora, innanzitutto, l'aumento di temperatura che noi stiamo vedendo è assolutamente inusuale, mai visto. Questi sono dati degli ultimi 2000 anni e, come potete vedere in fondo, l'aumento della temperatura degli ultimi 20-30 anni è fuori da ogni statistica. In più, usando i modelli, noi possiamo avere un'idea dell'origine di quell'aumento di temperatura. Quello che vedete a destra è una serie di esperimenti fatti con dei modelli climatici dove si prova a riprodurre il clima del XX secolo. In un caso, mettendo le emissioni, le concentrazioni osservate nel carbonico degli altri gas serra, che è la curva rosa, e nell'altro mettendo invece delle concentrazioni costanti, quindi senza mettere l'aumento dei gas serra che abbiamo verificato. Come vedete, la curva nera sono le osservazioni. Quindi, come vedete, se noi non mettiamo l'aumento dei gas serra dovuto all'attività antropica, è assolutamente impossibile riprodurre la temperatura del XX secolo. Il che dimostra che quell'aumento di temperatura è chiaramente connesso all'aumento dei gas serra. E quindi da qui parte la questione: se è così, che succederà nel futuro?
Il lavoro dell'IPCC è anche questo, cercare di capire che succederà nel futuro, ma nel futuro il clima dipenderà da quanta energia carbonica noi metteremo nell'atmosfera. Come facciamo a sapere quanta energia carbonica metteremo nell'atmosfera? Beh, non lo sappiamo, perché dipende dalle nostre scelte, dipende da quello che noi faremo. A questo scopo l'unica possibilità è fare delle ipotesi, e quelle che si, diciamo, gli scenari socio-economici, ovvero delle narrative in cui uno si immagina possibili direzioni di sviluppo dell'intero pianeta. Per esempio, questi, diciamo, adesso si chiamano SSP, Shared Pathways. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che uno si può immaginare un pianeta dove non solo non succede niente, ma magari l'uso dei combustibili fossili aumenta. Allora, se l'uso dei combustibili fossili aumenta perché le produzioni, per esempio, sono fortemente delocalizzate, uno per fare un'automobile prende l'automobile, la porta in Argentina, cioè ci mettono 4 ruote, poi la pigliano e la mandano in Sudafrica, dove mettono i vetri, poi la prendono e la mandano in Florida, dove la dipingono. Se è tutto così, l'intensità energetica per ogni unità di prodotto è molto alta. Se quell'energia viene dai combustibili fossili, le emissioni sono molto alte. Voi avete la traiettoria, per esempio, dell'8.5, quella che vedete in alto. Oppure uno può dire no, il mondo metterà in campo una serie di misure per limitare le emissioni, e quindi diciamo, l'incremento della concentrazione di gas serra sarà molto inferiore. E quindi la traiettoria sarà più simile a quelle basse, che vedete, l'1.9, il 2.6, eccetera. A ciascuna di queste storie posso usare un modello climatico per vedere, di stimare l'aumento di temperatura connesso con le concentrazioni di carbonica che vengono create da queste scelte. Quello che vedete qua è un grafico che mostra l'aumento della temperatura del pianeta globale, quindi questo è un indicatore molto aggregato, in queste varie ipotesi. Vedete che nel caso migliore riusciamo a stare tra 1 e 2 gradi, nel caso peggiore 4 gradi. È pur vero adesso che molti degli economisti ritengono che lo scenario più alto, 8.5, sia sempre più improbabile perché ci sono gli accordi, eccetera. Però, insomma, il portafoglio, diciamo, il range di possibilità che si possono creare sono queste. Quindi andiamo da un riscaldamento inevitabile più o meno tra 1 e 2 gradi fino a uno massimo di 4 gradi. E tutto dipende da quello che faremo. Notate però una cosa ancora più interessante. Questo è alla fine del secolo. Questi scenari divergono molto al 2100, ok? Ma se noi guardiamo il periodo, per esempio, che ne so, fino al 2040, vedete che gli scenari sono molto simili. Quindi qualunque scelta noi facciamo fino al 2040, l'aumento delle concentrazioni sarà più o meno lo stesso, sia che noi siamo su una traiettoria, chiamiamola, molto virtuosa, sia che siamo su quella meno virtuosa. Il che vuol dire che da qua al 2040 noi dobbiamo prepararci a degli impatti climatici visibili, importanti. E questa è la prima considerazione. Si parlava di temperatura globale. Temperatura globale è un indice che, diciamo, serve a poco, no? È un po' come l'indice di borsa. Se uno guarda l'indice di borsa che va su, per qualcuno può perdere ancora un sacco di soldi se c'è l'azione sbagliata, giusto? Quindi le azioni del clima sono in realtà dove uno vive. E a ognuno di quel riscaldamento globale che corrisponde, diciamo, a una media su tutto il pianeta, corrispondono in realtà delle distribuzioni di aumento molto diverse. Per esempio, i poli, le zone polari, si riscaldano molto di più delle zone tropicali, questo a ogni livello di concentrazione. Quindi gli effetti sono molto più forti man mano che la concentrazione di carbonica aumenta, però più o meno la distribuzione è la stessa. I continenti si scaldano più degli oceani, perché gli oceani assorbono calore e prima che si scaldano completamente ce ne vuole, anche se noi riusciamo a misurare la quantità di calore che viene intrappolata dall'oceano. Quindi il pattern generale è zone polari
molto più riscaldate, o continenti molto più riscaldati degli oceani, e alcune zone che sono al bordo rischiano di avere degli impatti molto più visibili localmente. Per esempio il Mediterraneo, che è una zona al bordo tra le aree subtropicali e quelle delle medie latitudini, che praticamente passa metà del tempo, diciamo, in Europa e l'altra metà del tempo in Africa. Stiamo un po' di qua, un po' di là, che sono delle cose che facciamo spesso. Però il clima mediterraneo viene proprio da questa alternanza. In questa situazione rischia di vedersi allungate moltissimo le stagioni estive e accorciata quella invernale, che, ripeto, globalmente non è la fine del mondo, però localmente può avere degli impatti importanti. Quindi il Mediterraneo è uno dei cosiddetti hotspot climatici. Che succede alla precipitazione? La precipitazione è molto interessante, questa è la pioggia. La precipitazione globale sul pianeta rimane costante, cioè tutta l'acqua che piove sul pianeta globalmente è la stessa, ma si sposta. Si sposta seguendo questi spostamenti, diciamo, l'incremento della temperatura con sé porta degli spostamenti della circolazione, e quindi quello che accade è che le fasce di precipitazione, per esempio delle medie latitudini, si spostano verso nord. Qui si vede poco, ma sostanzialmente questo spostamento crea un indebolimento della precipitazione sull'area del Mediterraneo, per esempio, perché sposta verso il nord Europa le correnti che portano le perturbazioni dall'Atlantico, per capirci. Quindi l'impatto sulla precipitazione può essere importante, non in senso globale, ma in senso locale, perché la distribuzione climatologica della precipitazione viene a cambiarsi, e quindi uno può avere effetti importanti locali. Sul Mediterraneo, per esempio, valutiamo che a seconda degli scenari noi stiamo parlando del 10-15% di diminuzione della precipitazione media. Dopodiché i modelli sono molto dettagliati, quindi vi possono dare una serie di impatti su tutto, diciamo, gli aspetti ambientali, che mi sarebbe troppo lungo rivedere, però queste informazioni così dettagliate sono importanti, perché proprio siccome abbiamo detto che dei cambiamenti climatici arriveranno, è importante cercare di capire che tipo di impatti si potranno avere, in maniera da poter mettere in campo delle misure adesso che potranno attenuare gli effetti negativi e, perché no, cogliere qualche opportunità, quella che noi chiamiamo collettivamente come politica di adattamento. Tanto per darvi un'idea del tipo di effetti che noi possiamo aspettarci, questa è la famosa estate del 2003. È stata un'estate incredibilmente calda. E allora, la prima figura, diciamo, con le righe blu, è sostanzialmente una distribuzione di tutte le estati dal 1864. Cioè ogni riga è un'estate. Quando le metto tutte assieme si affollano in quella maniera lì. Da un punto di vista, diciamo, formale, l'affollamento può essere descritto da quella curva che vedete sotto. L'estate del 2003 è la riga rossa. Cioè, diciamo che era un po' speciale. Nessuno l'aveva mai vista un'estate così. Dopodiché, quello che vedete sotto sono simulazioni fatte con un modello climatico. Quella di sopra è una simulazione fatta col modello del clima del XX secolo. Quello che dimostra è che il modello è capace di avere gli stessi affollamenti, più o meno, delle osservazioni. Okay? Cioè, quello dimostra che il modello sta seguendo il clima della Terra e non quello di Marte o di Venere. Dopodiché uno dice, beh, adesso ci metto una concentrazione di anidride carbonica per uno scenario futuro. Poi faccio la stessa cosa e vedo dove stanno le estati future. Le estati future si distribuiscono in quella maniera lì. Quindi il modo di leggerlo è concludere che l'estate del 2003 è stata assolutamente speciale. Ora, alla fine del secolo potrebbe essere un'estate tipica. Quindi la difficoltà, diciamo, una delle delicatezze di avere a che fare col clima è che
le affermazioni sono sempre riferite alla statistica e alla probabilità che gli eventi accadano. È per quello che è difficile che sentite uno di noi parlare di previsioni del futuro, perché in realtà noi andiamo a che fare con il cambiamento delle abitudini del clima, mettiamola così. Comunque questo indica che quello che oggi è speciale alla fine del secolo può essere normale. Ovvero, invece che capitare una volta ogni 200 anni, capita tutti gli anni. Riusciamo a fare tutto con l'adattamento? Perché uno potrebbe anche dire, beh, è inutile perdere molto tempo a cercare di ridurre le emissioni. Io posso, ho tanti soldi, tanta capacità tecnologica, tanta intelligenza, faccio tutto con l'adattamento. Se noi convinciamo le mucche olandesi, quando l'Olanda va sott'acqua, a fare questo, potremmo essere a posto, però che succederà poi alla qualità del formaggio? Cioè ci sono dei limiti all'adattamento. L'esempio classico è la migrazione delle specie vegetali in altezza. Man mano che la temperatura aumenta, le specie adattate al freddo vanno ad altitudini sempre più elevate. Però a un certo punto la montagna finisce. Quindi tutto con l'adattamento non si può fare. In realtà ci sono conti molto precisi che dimostrano che il costo di eliminare tutti gli effetti negativi con solo adattamento sarebbe stratosferico e quindi è impossibile. D'altra parte fare tutto con la mitigazione, cioè fare tutto con la riduzione delle emissioni, neanche si può fare perché come avete visto fino al 2040-2050 le emissioni continueranno a salire, quindi più o meno dei cambiamenti climatici arriveranno sicuramente. Quindi il punto ottimale è una combinazione di mitigazione e adattamento. Mitigazione è quello che si fa alla COP26, perché dobbiamo farlo tutti assieme. Perché se tutti lo fanno, tranne uno che continua a pompare energia carbonica, lì non serve a niente. Quindi occorre il consenso di tutti. Ed è per questo che i negoziati sono così complessi e difficili. Certe volte vengono presentati in maniera francamente superficiale. È chiaro che quei documenti che vengono approvati, che devono essere approvati all'unanimità da tutti i 200 paesi che hanno firmato la conferenza, non è un processo semplice. Quindi trasformare un negoziato complesso e difficile in una specie di Olimpiadi del clima non è una buona cosa. L'adattamento invece è una responsabilità principalmente locale, perché mentre la mitigazione, come dire, trasferisce su tutti il comportamento di alcuni, l'adattamento crea dei danni locali a quelli che non lo fanno. Se ci sono due città vicine, una si adatta e l'altra non si adatta, quando succede qualcosa, i danni vanno solo a quelli che non si è adattato. Quindi esiste una responsabilità locale nell'adattamento che la mitigazione è un pochettino soffusa. Quindi alla fine di tutto questo discorso quello che si è capito è che in realtà noi abbiamo a che fare con un rischio e che il modo giusto di interpretare questo problema è quello di vederlo come un'analisi di rischio, di capire quali sono le cose che possono succedere e come riuscire a gestire e a mettere in campo le misure opportune per trattare i vari rischi, perché io parlo di rischio ma i rischi sono parecchi una volta che uno li espande in tutti i settori. E un'altra, tant'è vero, noi abbiamo fatto questa analisi sul rischio del cambiamento climatico in Italia, provincia per provincia, dove abbiamo elaborato un indice che ci dà il rischio del cambiamento climatico provincia per provincia. Però il modo giusto di vederlo è questo. Ed è delicato perché spesso per affrontare un rischio bisogna prendere decisioni basate su dati insufficienti. Che però è anche, come dire, la cosa più importante. E l'altro fattore importante di tutto questo da capire è che questo è anche un problema di tassi di sconto. Perché il problema è che noi dobbiamo spendere dei soldi adesso per dei benefici che arriveranno più avanti del futuro. Quindi il problema è come riuscire a valutare il valore di due cose che sono spostate nel tempo. Questo è un problema che gli economisti hanno risolto con il tasso di sconto. Però quale tasso di sconto usare?
anche questo è un piccolo problema. Questo, diciamo, è tutta una filiera di ricerca. Però il punto è come valuto oggi i miei benefici futuri rispetto all'investimento che devo fare adesso. E questa è una questione parzialmente economica, ma soprattutto politica. Giusto per divertimento, questo, non so perché del tasso di sconto si parla poco, ma questo qui è una raffigurazione storica del trend del tasso di sconto nella storia, dal 1200 in avanti. È andato sempre calando. Cioè Filippo il Bello prendeva prestiti a soldi a tassi stratosferici per oggi, ma noi siamo riusciti a contenere, diciamo, questo, se volete, una misura della stabilità o della fiducia di tutto il nostro sistema a tassi molto più ragionevoli. E l'altra domanda che ci dobbiamo porre: ma perché dovremmo preoccuparci del clima? E questa è una domanda interessante, perché credo che ognuno di noi ha una risposta diversa. Esistono molte risposte a questa domanda. Una risposta è quella di dire: abbiamo un dovere morale, perché siccome abbiamo un posto speciale nell'universo, abbiamo un dovere morale di stare attenti, diciamo, al nostro ambiente. Ma in generale c'è quest'idea che noi siamo dei giardinieri, che sostanzialmente il mondo ci è stato prestato e che quindi dobbiamo in qualche maniera tenerlo in buone condizioni, diciamo. Ma secondo me c'è anche un motivo più fondamentale. Io credo che noi dobbiamo preoccuparci del clima se noi vogliamo mantenere e sviluppare il livello di benessere che noi abbiamo conosciuto fino adesso. Perché vedete, la questione del clima non è solo di tenere bassa la temperatura, è anche di fare una transizione a un modello economico ed energetico diverso. È anche una questione di innovazione, di competitività, dietro alle questioni, diciamo, forse avete capito guardando quello che succede a COP26, ma ci sono competizioni internazionali, ci sono lotte, francamente, per mantenere la propria competitività, e quindi credo che oltre alle questioni morali noi abbiamo un interesse economico e sociale e politico veramente importante, perché vedete, se tutto il mondo va in una certa direzione e la gente, vi trovate a dover competere con chi vende automobili elettriche e voi vendete automobili diesel, nessuno vi comprerà automobili diesel. Quindi c'è un problema di mantenere la nostra competitività che noi dobbiamo riconoscere, che a questo punto passa anche attraverso questa transizione. E l'altro motivo è che abbiamo capito che il sistema climatico e il sistema umano è fortemente interconnesso. E quindi le questioni di equità, disuguaglianza e giustizia si intrecciano con quelle climatiche. Il discorso che facevo all'inizio con l'India e la Cina, che hanno aumentato enormemente le loro emissioni, rappresentano la punta dell'iceberg, ma in realtà tutti i paesi in via di sviluppo pongono ai paesi sviluppati la stessa domanda. Cioè, noi vogliamo avere la nostra traiettoria di sviluppo. Quindi voi dovete trovare un modo in cui noi possiamo garantire il nostro sviluppo e cercando di mantenere in piedi il clima del pianeta in equilibrio. Però entrano delle questioni, appunto, di giustizia e equità che si interconnettono con la temperatura e la precipitazione di cui vi parlavo prima. E questa è una scoperta nuova, tutto sommato. Quindi il percorso è che noi dobbiamo andare verso un pianeta sostenibile, dobbiamo trovare un modo diciamo, andare verso questo obiettivo. Dobbiamo, gli economisti hanno un arsenale, no? Gli incentivi, le tasse, il policia, tutto, si può fare tante cose, però il punto vero è che bisogna trovare delle tecnologie che ci permettono, da un lato, di mantenere diciamo, il nostro livello di vita, magari efficientare l'uso dell'energia, però è chiaro che non potremo ridurlo oltre certi limiti, quindi dobbiamo trovare sorgenti di energia pulite e rinnovabili, come dicono. E qui abbiamo
Una cosa interessante, questa è la dinamica dei costi delle varie sorgenti di energia, incluse tutte quante. E qui non riesco a vedere bene, ma comunque le linee che vanno giù a picco sono le rinnovabili. In particolare quella rossa, se non guardo male, è il fotovoltaico. E gli altri sono l'eolico, eccetera. Ma quello che mi interessa è questo, le rinnovabili vanno giù perché è quello che tecnicamente si chiama learning curve, cioè il primo prototipo di celle fotovoltaiche costa $1 milione. Man mano che la produzione va avanti, man mano che la gente capisce come produrre in modo più veloce e più economico, man mano che i volumi aumentano, il costo scende. Scende sempre di più. Ed infatti è crollato a picco. Ma guardate il carbone. Il costo dell'energia elettrica prodotta dal carbone è rimasto costante. Questo perché è una tecnologia ormai super matura, ma anche per un altro motivo. Sia il carbone che il petrolio, tutti i fossili, hanno uno zoccolo duro di costo che è rappresentato dal costo della materia prima. Sotto a quel costo non possono scendere. Mentre invece i rinnovabili questo problema non ce l'hanno. Quindi c'è molto più spazio nell'abbassare il prezzo dei rinnovabili che quella delle combustibili tradizionali. Il nucleare poi è una storia a parte, il cui costo è andato su per un'altra serie di questioni. Quindi... Le conclusioni. Ah, ok. Grazie. Recuperare qualche minuto. Ok. Vabbè, ho finito. Sai, questo no, no. Arriviamo rapidamente al... Quindi, diciamo, siamo arrivati all'accordo di Parigi. L'accordo di Parigi è un accordo molto importante. Perché viene dopo, la gente si lamenta che gli accordi non sono legalmente, diciamo, non ci sono come si chiama, obblighi negli accordi. Okay? Però negli accordi internazionali avere degli obblighi diventa difficile quando uno pensa come si fa ad imporli, perché non è che c'è la polizia. Quindi l'accordo di Kyoto, che era quello di Kyoto, che era quello di prima, che era invece legally binding, non ha avuto molto successo proprio per questa sua debolezza intrinseca. Quindi l'accordo di Parigi ha trovato un modo, secondo me, molto innovativo di fare accordi internazionali e sostanzialmente ha lasciato ai paesi di definire le loro promesse. Quindi è come se ogni paese avesse preso un giuramento solenne di fare un certo percorso di riduzione delle emissioni. Quindi è tutto politico. L'accordo di Parigi sta in piedi per la pressione politica in ogni paese verso il raggiungimento delle promesse fatte, che è la sua debolezza ma anche la sua forza, perché ognuno dei paesi è responsabile presso la propria opinione pubblica e quella degli altri paesi delle scelte che fa. Quindi alla fine credo che sia una cosa molto innovativa. Quindi quale conseguenze? Noi possiamo avere una situazione in cui ci sarà un aumento dei conflitti per le risorse scarse oppure per un'amplificazione della destabilizzazione dovuta al fatto che appunto ci saranno questioni, diciamo, legate all'impoverimento delle risorse, oppure potrebbe esserci un aumento della solidarietà, un aumento di trovare una giusta condivisione delle risorse, l'innovazione, tecnologia, eccetera. Abbiamo due scelte davanti. Quale di queste scelte prenderemo è solo nostra. Io vi invito a usare questa app, è un gioco gratis che sta su tutti i negozi Apple e Android. È un gioco che abbiamo fatto in cui voi dovete provare a fare esattamente questo. Voi create un pianeta e poi cercate di tenere in equilibrio il clima del pianeta con delle scelte di politica che dovete fare all'interno. Del gioco stesso, ma definendo il gioco mi sembra poco. Quindi provate un po' a vedere se riuscite a trovare un modo di soddisfare i vostri cittadini in questo gioco e a tenere in equilibrio il clima del paese. E con questo ho finito, questo è il nostro sito dove ci sono molte più informazioni. Grazie. Thank you.
Grazie mille ad Antonio Navarra, presidente del Centro Meteo Climatico del Mediterraneo. Dal suo intervento emerge in maniera molto evidente l'importanza della ricerca scientifica per analizzare quelle che sono le cause dei cambiamenti climatici, proprio per cercare poi di individuare le migliori azioni per mitigare. Azioni che passano inevitabilmente anche attraverso degli obiettivi che tutte le nazioni si devono porre, no? Devono dare il proprio piccolo grande contributo proprio per raggiungere questi obiettivi e garantire che questi effetti negativi, che ormai purtroppo sembrano insomma inevitabili, possano essere, diciamo così, ridotti e quindi garantire quello che è il benessere che tutti noi abbiamo. Ed è proprio su queste considerazioni che lascio la parola a Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, che ci evidenzierà proprio quali sono gli obiettivi che sono stati individuati a livello internazionale, anche proprio alla luce della COP26 che si è appena conclusa. Ehi, buongiorno. A me è stato chiesto di parlare di obiettivi di sostenibilità, le politiche e le azioni da mettere in campo per la transizione ecologica. Intanto... Non sentiamo Edo Ronchi. Io però il microfono ce l'ho aperto. Non sentiamo. E non dipende da me, io non so che farci. Sì. Il mio microfono è aperto. Edo Ronchi, dovresti essere attivo, però non ti riusciamo. Non so che fare, il mio microfono è aperto, anzi risulta trasmettere. Scusami, Andrea. Pronto? Io vi sento benissimo. Non mi sentono, il mio microfono è aperto. No, sentiamo bene. Ah, mi sentite? Sì. Allora non so, ditemi voi che devo fare. Ma dunque, io ti sento è qui in sala che non arriva. E allora dovete vederla voi. Sì, scusa, Andrea, metti il microfono sull'audio del computer. Chiedete al presidente di parlare. Devi mettere il microfono. Io sto parlando. Un secondo che ci stiamo arrivando. Sì. Scusa. Non si sente. Pronto? Ecco, eccoci, ti vediamo. Ora ti vediamo. Vi siete collegati ora? Sì. Io qua c'ho l'audio, ma... Se mi dai l'audio lo mettiamo. Quando mi date il via io parto. Perfetto. Ce l'abbiamo finito? Sì, sento un eco terribile. Ce l'abbiamo fatta? Sì. Può provare a parlare? Sì, prova. Posso cominciare? Datemi il segno, io comincio. Posso cominciare? Aspetta, può cominciare, grazie. Posso cominciare. Bene, buongiorno. Io ho come tema della comunicazione parlare di obiettivi di sostenibilità, di politiche, di azioni da mettere in campo per perseguire la transizione ecologica. Parlare di sostenibilità ecologica oggi vuol dire parlare di sostenibilità climatica, non esclusivamente,
perché la sostenibilità ecologica, diciamo, mette in campo anche altri fattori, diciamo, in sostanza poi anche l'utilizzo, non solo le emissioni di gas serra, ma anche l'utilizzo delle risorse e diciamo anche la conservazione del capitale naturale dei servizi ecosistemici. Però è acquisito, non la faccio lunga, che oggi la sostenibilità climatica è decisiva per la sostenibilità ecologica. Quindi mi collego molto direttamente alla prima relazione che abbiamo ascoltato di Antonio Navarra, è stata molto, secondo me, molto chiara e molto, diciamo, esaustiva per l'inquadramento del tema della minaccia al clima generato da questo aumento così consistente e concentrato delle emissioni di gas serra. E mi avete anche chiesto di partire dall'esito della COP26. E la COP26 riconosce che fra gli scenari che indicava Navarra, quello che potrebbe consentire, parliamo di elevata probabilità, di mantenersi sulla rotta giudicata sostenibile verso il grado e mezzo, o diciamo il più possibile vicino al grado e mezzo, molto ben al di sotto dei 2 gradi, è quella di non aumentare le emissioni di gas serra, ma di ridurle almeno, veramente ha parlato di CO2 il patto di Glasgow, di ridurre le emissioni di CO2 almeno del 45% rispetto al 2010 entro il 2030. E ha preso invece atto che gli impegni nazionali portati a Glasgow, sempre nel patto di Glasgow si riconosce che avremmo un aumento delle emissioni di gas serra del 13,7%. Quindi la prima conclusione della COP26, non ci siamo. In questa COP26 non siamo riusciti nell'intento di allineare i paesi su scala globale con una traiettoria, diciamo, altamente probabile di contenere l'aumento globale della temperatura vicino al grado e mezzo. E questo è il principale esito della COP26, certamente inadeguato. E quindi che succede? Questo mi pare logico domandarsi. Ma io personalmente credo che sulle COP ci vuole una riflessione un po' più di fondo e più ampia. La COP26 viene dopo 25 COP. Io penso di averle seguite quasi tutte. Alcune anche con qualche ruolo, diciamo, nelle delegazioni di governo. A me pare che, dati i tempi della crisi climatica, data la necessità, molto ben sottolineata anche dal patto di Glasgow, di accelerare l'impegno di riduzione delle emissioni di anidride carbonica e poi si è aggiunto anche il metano, parliamo di gas serra più importanti, questo impegno di accelerazione non può avvenire col meccanismo delle COP. Questa è la mia conclusione. Perché? Perché vi sono, tanto ci sono delle carenze, chiamiamole strutturali, della governance interna globale. Non c'è un meccanismo di governance globale che consenta un esercizio simultaneo e vincolante dei target che vengono assunti. Ma poi perché vi sono interessi di vario tipo, geopolitici, economici, che non convergono con la priorità dell'abbattimento delle emissioni globali di gas serra. Quindi faccio l'esempio della Cina,
penso che il sistema del capitalismo politico cinese abbia, lo dichiara, come priorità un alto tasso di crescita economica per assicurarsi il consenso in un sistema che certo non è molto democratico. In ogni caso, mette al primo posto la crescita economica. Va bene se possiamo mitigare le emissioni, ma senza compromettere la rapidità, la consistenza della crescita. Quindi se c'è una ripresa economica va incoraggiata anche aumentando in maniera consistente le centrali a carbone, come è accaduto nella fine del 2000. Nel 2020 abbiamo 32 gigawatt di nuove centrali a carbone, quindi una crescita consistente dell'utilizzo del carbone in Cina. Quindi che si può fare? Non solo cosa si dovrebbe fare. Beh, io penso che occorra assegnare alle COP un ruolo complementare. Aiutano, il confronto è sempre utile, il dibattito internazionale sollevato dalla COP26, l'attenzione dell'opinione pubblica, secondo me è stato un fatto molto positivo. Qualche spiraglio viene aperto e tutti gli spiragli che si possono aprire vanno utilizzati nella direzione sia della mitigazione che dell'adattamento. Tuttavia la dinamica per accelerare non può essere quella dell'accordo unanime o pressoché unanime. L'accordo unanime o pressoché unanime produce quello che è scritto nel patto, e cioè delle formule molto annacquate con gli impegni poi che ciascuno si vede a casa sua. È possibile provare a mitigare la crisi climatica e promuovere misure più efficaci di adattamento facendo leva sul fattore che, se ho colto bene, poneva Antonio Navarra nella parte finale, cioè sulla competitività dei sistemi economici decarbonizzati avviati verso la neutralità climatica. Se un gruppo di paesi o di imprese, di cittadini, anche a livello non ufficiale delle politiche di governo, si muovono nella direzione della decarbonizzazione e lo fanno attivando economie decarbonizzate che migliorano la qualità del benessere, sono più inclusive, generano occupazione insieme all'abbattimento delle emissioni di gas serra a misure di adattamento, questo processo di cambiamento globale, cioè questo processo, anche se non è generalizzato, può avere la forza di una massa critica in grado di innescare un cambiamento globale. È già successo, non è che i cambiamenti sono avvenuti in contemporanea in tutto il mondo, anzi quasi mai direi, ma partono sempre da qualche parte e se sono efficaci, se generano anche molti vantaggi, oltre che risolvere problemi, si impongono rapidamente. Questo è lo scenario che abbiamo di fronte. Si può accelerare e questa accelerazione la deve fare chi è convinto di farla e chi è in grado di farla sul piano tecnologico e economico. E noi abbiamo anche ormai degli studi, ho presente uno studio della BCE sul clima e la finanza, è un'indagine alla vigilia della COP26, è stata fatta a settembre ed ha riguardato un'indagine su circa 1.600 banche dell'area euro e 4 milioni di aziende in tutto il mondo. Insomma, parliamo di numeri importanti. Cosa mostra questo risultato, l'ha chiamato stress test della BCE? Che anticipare l'azione di mitigazione climatica è considerato economicamente conveniente. I risultati, fra virgolette, mostrano che ci sono chiari vantaggi nell'agire in anticipo. I costi a breve termine della transizione, sempre parole di questo stress test,
impallidiscono rispetto ai costi del cambiamento climatico in assenza di tagli delle emissioni nel medio e lungo termine. Non dimentichiamo un punto, che il totale è la somma delle varie parti. È vero che la crisi climatica si risolve su scala globale, è perfino ovvio. Tuttavia il totale delle emissioni di gas serra è la somma delle emissioni di vari paesi. E se noi riduciamo in maniera consistente le emissioni in un gruppo di economie di paesi importanti, l'effetto c'è, non è che non c'è. Può non essere sufficiente, ma se non altro è un effetto di rallentamento della dinamica, ed è un rallentamento che comunque è molto utile. Perché il cambiamento climatico, sempre stress test, rappresenta una delle principali fonti di rischio sistemico, in particolare per le banche e per le imprese. Il fallimento nell'adottare le misure di contrasto alla crisi climatica porterebbe a un impatto disastroso anche sulla crescita economica. Questa è la valutazione della BCE. Veniamo quindi all'Italia, ovviamente una riflessione anche nostra, perché sulle politiche e le misure in questa ottica ciascuno deve fare la sua parte. Dobbiamo essere impegnati ad accelerare il taglio delle emissioni e ad adottare misure di adattamento, e non dobbiamo aspettare che si muovano tutti insieme, altrimenti noi stiamo fermi, perché questo è il modo certo per condannarci all'esito catastrofico o disastroso della crisi climatica. Accelerare facendo la nostra parte. Purtroppo, e lo mostrava già il grafico di Navarra, anche se non aveva la proiezione del 2021, ma quelle precedenti, con la ripresa economica del 2021 in atto, le emissioni globali e nazionali stanno riprendendo l'aumento, stanno aumentando. Quelle di anidride carbonica sono previste aumenteranno a fine anno di circa il 6%, esattamente con la stessa dinamica del PIL. In parte questo aumento di rimbalzo è, diciamo, tecnicamente inevitabile, visto la caduta rapida del 2020, un po' di rimbalzo era inevitabile. Ma era inevitabile anche un rimbalzo in sintonia, in parallelo all'aumento del PIL. Beh, se accettassimo questa logica potremmo anche chiudere bottega e dire che le politiche di mitigazione, di mantenere aperto il grado e mezzo, sono impossibili, sarebbero impossibili. No, noi dobbiamo puntare al disaccoppiamento, anche nella ripresa economica. Come si fa ad avere il disaccoppiamento? Bisogna agire ovviamente su tutte e due i pedali, quello della riduzione dei consumi di energia anche in ripresa economica e quindi di aumento del risparmio e dell'efficienza energetica, e quello di un aumento delle rinnovabili maggiore dall'aumento dei consumi di energia, perché se l'aumento delle rinnovabili fosse inferiore, ovviamente, e il consumo di energia fosse soddisfatto soprattutto con fossili, è chiaro che noi avremmo un aumento delle emissioni di gas serra e saremmo assolutamente fuori dalla traiettoria dell'accordo di Parigi. E infatti è successo questo, che noi abbiamo avuto, oltre a un aumento dei consumi di energia, uno stallo prolungato della produzione e dell'utilizzo di fonti rinnovabili di energia in Italia. Nel 2020 in Italia il consumo di fonti rinnovabili si è attestato su 21,5 megatè, milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, circa 0,4 megatè in meno
dell'anno precedente, anche se a causa della forte contrazione dei consumi di energia nel 2020, la quota di fonti rinnovabili ha raggiunto il 20%. Ma con la ripresa nel 2021 dei consumi di energia, eccoli lì schizzare in alto le emissioni di gas serra. In particolare le rinnovabili termiche si sono fermate a 10,1 megatep, pensate che è un valore inferiore a quello del 2008. Le rinnovabili nei trasporti, sempre 2020, sono state di 1,3 megatep, lo stesso valore del 19, ma più basso di quello del 2012. Le rinnovabili elettriche, certo, sono cresciute, ma con una crescita veramente molto bassa. Un terawattora in più, cioè più 1%, con 800 megawatt di nuovi impianti elettrici a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica. È successo ovunque così? No, no, no. In Europa la dinamica, Germania, Spagna, perfino la Francia, il Regno Unito hanno installato molti più impianti di rinnovabili di noi nel 2020. Ovviamente se noi mantenessimo questo passo, cioè 800 megawatt l'anno, saremmo ben lontani dalla traiettoria che è stata finora ipotizzata per il rispetto dei target dell'accordo di Parigi, che in genere prevedono 7-8 mila megawatt di nuove rinnovabili l'anno nel prossimo decennio fino al 2030. Quindi 800 rispetto a 7-8 mila. Insomma, stiamo parlando di 10 volte, 9 volte maggiore. E abbiamo quindi questo problema da affrontare in maniera rapida. La Fondazione Elen e Ambrosetti hanno presentato con un'analisi dei trend dell'Italia sulle emissioni di gas serra, era precedente a Glasgow anche questo, ma non è cambiato nulla per noi finora. Dicendo che questo studio della Fondazione Enel dice che con la riduzione di gas serra, con i trend attuali delle politiche energetiche italiane, una riduzione del 55% delle emissioni italiane sarebbe raggiunto nel 2059, con 29 anni di ritardo. Quello per le energie rinnovabili, cioè il famoso 40% ormai europee, sarebbe raggiunto nel 2054 con 24 anni di ritardo. Questo ritardo c'è anche nel resto d'Europa, ma tenendo conto della zavorra italiana, la media del ritardo europeo sarebbe di 19 anni, cioè 10 anni meno di ritardo dell'Italia, e l'Europa ovviamente sta affrontando il ritardo dei 19 anni sul target del 55%, presentando un pacchetto di misure dopo aver approvato un regolamento chiamato Climate Law, comunque una norma vincolante sul piano europeo, un pacchetto di misure che si chiama Fit for 55, molto, molto articolato, proprio per affrontare questo gap e allineare l'Europa al target del taglio del 55%, che più o meno manterrebbe la dinamica europea in traiettoria più verso i 2 gradi, veramente, come è stato studiato, che non verso il grado e mezzo, ma comunque al di sotto dei 2 gradi. E come affrontare questo ritardo italiano? Questo è un tema, dovendo parlare di politiche e misure, io penso che dovremmo discutere anche in Italia di una legge per la protezione del clima.
se ne sta parlando da qualche tempo, non con l'attenzione che merita un argomento come questo. Molti pensano che basti l'attuazione del PNRR. Il PNRR mobilita importanti risorse. Le misure con effetti climatici del PNRR sono mirate ai target pre-accordo di Parigi e viene espressamente riconosciuto. C'è qualche apertura ai nuovi target, ma non sono sufficienti a raggiungere i nuovi più impegnativi target sia di gas serra che di riduzione dei consumi di energia che di aumento delle rinnovabili. Noi abbiamo bisogno di una legge per la protezione del clima che renda a questi target legalmente vincolanti. È vero che su scala globale non abbiamo questa possibilità, ce l'abbiamo a livello europeo e l'abbiamo fatto, dobbiamo farlo anche a livello nazionale. I target devono essere vincolanti e articolati nei vari settori, perché questi al 2030 e anche verso la neutralità climatica non sono passeggiate. Bisogna che ci sia una legge che indirizzi e stabilisca questo percorso come obbligatorio. In particolare abbiamo dei settori regolati in maniera vincolante a livello europeo, l'emission trading europeo che adesso si sta rinegoziando rendendo più incisivo. Ma ci sono settori che o sono molto debolmente o non lo sono per niente. E pensate a tutto il settore della mobilità, dei trasporti, pensate ai consumi degli edifici o anche al tessuto di piccole imprese, che sono un tessuto economico prevalente nel nostro paese, che non hanno regolazioni del sistema europeo dell'emission trading. E il sistema degli incentivi ai fossili, ci sono degli impegni programmatici dichiarati di riduzione, graduale eliminazione, riallocazione con compensazione, ma non ci sono misure vincolanti per realizzare questa riallocazione dei combustibili fossili. Noi abbiamo una assoluta necessità di coinvolgere le regioni e i comuni nelle politiche di transizione climatica ed energetica. E io penso che obiettivi avanzati non possano essere affrontati senza un attivo coinvolgimento delle regioni e degli enti locali e dei comuni, sia nella mitigazione e ancora di più, condivido, nell'adattamento al cambiamento climatico. Non è possibile che le regioni si considerino più o meno spettatrici e ci indichino dove non si possono mettere le rinnovabili, no? Bisogna dire dove si devono mettere e con quantità, di quale tipologia e come questo concorre in maniera vincolante a raggiungere gli obiettivi del cambiamento climatico. E anche tutti i sistemi di autorizzazione dell'impiantistica necessaria alla transizione climatica ed energetica non può essere affrontata con gli strumenti ordinari. Qui stiamo in una condizione, diciamo, straordinaria di necessità di accelerazione di un processo, e quindi abbiamo bisogno di procedure semplificate, di capacità di non solo di fissare le priorità, ma anche di rispettarle, di adeguare, diciamo, gli investimenti. E soprattutto quando gli investimenti sono disponibili verso questa trasformazione energetica, siano effettivamente impiegati. La sottolineatura dell'impegno delle città, io penso che sia particolarmente importante in questa fase. Ne è consapevole anche la struttura delle Nazioni Unite,
che a fianco della COP26 e in occasione della COP26 ha fatto partire un'iniziativa che si chiama Race to Zero, corsa verso lo zero, l'azzeramento delle emissioni, che è diretta proprio ai soggetti, chiamiamoli non governativi, non statali, in particolare città e imprese e anche associazioni della società civile. Non c'è un processo di decarbonizzazione che può prescindere da un coinvolgimento attivo delle città. Noi abbiamo avuto un importante movimento in Italia delle città impegnate per il clima, dell'adesione di, mi pare ci sono state più di 4.000 città che hanno aderito al patto per il clima, un patto poi non si è rivelato molto efficace sul piano delle politiche e delle misure, tuttavia ha mostrato una buona disponibilità delle amministrazioni locali ad affrontare questo tema. Bisogna inserirsi in quel solco e valorizzare le ricadute anche positive della transizione climatica a livello territoriale e locale. La prima che mi viene in mente è quella del miglioramento della qualità dell'aria locale, problema molto importante richiamato anche recentemente dai dati dell'Agenzia Europea per l'Ambiente e dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità. Le politiche di decarbonizzazione possono dare un contributo molto rilevante all'abbattimento delle polveri sottili e di altri inquinanti che sono molto insidiosi a scala locale. Due, a migliorare la mobilità urbana e a decarbonizzare i trasporti riducendo la congestione del traffico, gli impatti di una mobilità insostenibile sulla qualità degli spostamenti, della vita e delle attività delle città. Noi continuiamo ad essere il paese, è bene ricordarlo, che ha quasi 650 auto ogni 1000 abitanti. Abbiamo un record europeo, ci batte il Lussemburgo, che però ha gli abitanti di un quartiere di Roma, non eviterei di metterlo in classifica. Sappiamo quanto costa alla famiglia questo modello di mobilità, perché l'auto, oltre che un mezzo che emette CO2 e altri inquinanti, è anche un mezzo costoso. È un mezzo che occupa spazio, che toglie spazio alla vivibilità, oltre che alla circolazione nelle città. Quindi non è solo un problema importantissimo di passaggio all'elettrico, auto a basse emissioni, nulle emissioni, dall'auto ovviamente non del ciclo di vita e della produzione dell'energia elettrica che le alimenta finché non sarà tutta rinnovabile, ma comunque un passo avanti, perché il motore elettrico è più efficiente del motore a combustione interna e questo cambiamento va stimolato e favorito, ma non basta. Bisogna che cambi il modello di mobilità urbana, meno auto, più trasporto ciclopedonale. Questa spinta alla ciclopedonale era più forte qualche anno fa, si risente, si vede in molte città europee e solo in alcune città italiane. È strettamente legata alle politiche climatiche, va ripresa e rilanciata la mobilità ciclopedonale, cioè la chiusura, le pedonalizzazioni, le infrastrutture per le piste e via dicendo. Il trasporto collettivo, che si arricchisce ormai da modalità di sharing mobility che sono più flessibili, più accessibili anche grazie alle applicazioni ampiamente disponibili e facilmente disponibili. E questo apre un orizzonte diciamo di maggiore diffusione delle modalità di trasporto meno impattanti. E anche sul tema dell'efficienza energetica degli edifici molte cose si stanno facendo, un ruolo per utilizzare meglio il super ecobonus rafforzando il supporto tecnico e gli indirizzi anche locali non sarebbe male,
anzi sarebbe necessario, una maggiore attenzione locale all'efficienza energetica degli edifici pubblici, tutti gli edifici pubblici, e anche lì programmi ci sono, ma i tassi di con cui viene questo efficientamento sono troppo lenti, e qui c'è una gran fonte di nuova e buona occupazione, oltre che di investimenti con dei ritorni, perché l'energia costa, anzi tende a costare sempre di più, efficienza vuol dire anche risparmio sulle bollette, evidentemente. E rinnovabili utilizzabili a livello locale. Non è che a livello locale ci si occupa di dove non si devono fare impianti da fonti rinnovabili, no? Si deve occupare di promuovere tutte le superfici disponibili e promuovere le comunità energetiche, che sono esperienze quando si fanno molto belle, molto interessanti anche per chi vi partecipa, dei prosumer, cioè produttori e consumatori che a livello di territori, di quartieri, di zone, di anche di caseggiati si associano per utilizzare pompe di calore, solare fotovoltaico. C'è anche un po' di mini eolico che si sta sviluppando, impianti per il biometano, spesso da forzo. Insomma, c'è una grande vivacità tecnologica, capacità di gestione della rete intelligente in modo da migliorare gli accumuli e anche accumuli di fonti rinnovabili che siano in grado di far fronte alla discontinuità della produzione. Anche qui c'è una grande evoluzione. E quindi chiedo sì? Chiedo a Ronchi se è possibile arrivare alle conclusioni. Certamente, io grazie. Concludere molto rapidamente. Diciamo quindi si apre un orizzonte per il quale questa transizione possa generare e attivare nuovi investimenti, nuova occupazione. E vorrei concludere con due parole sull'economia circolare, perché l'altro aspetto della decarbonizzazione è il cambio di modello da lineare a circolare, altrimenti solo col modello di energia, solo con le rinnovabili non ce la facciamo ad arrivare alla neutralità climatica. Un modello lineare, cioè che preleva molte risorse, le usa male per produrre prodotti di breve durata, non riparabili, non riciclabili, non riciclati, è un modello dissipativo di materie e anche di energia, e la conversione verso un modello circolare è una straordinaria opportunità per un paese manifatturiero che già adesso nella ripresa soffre questa difficoltà di approvvigionamento di materie prime, e queste difficoltà in prospettiva aumenteranno sempre di più, evidentemente. Quindi la decarbonizzazione e la circolarità saranno un fattore sia di sostenibilità, ma anche di innovazione di processi produttivi, di modelli e stili di vita e modelli di consumo. Più utilizzo condiviso, più prodotti riparabili e riutilizzabili e di lunga durata, più non solo raccolta di riciclo, ma impiego dei materiali riciclati in sostituzione di materie prime vergini. La decarbonizzazione è un ulteriore elemento di accelerazione di questo processo di conversione verso un modello di economia circolare che è in grado di soddisfare le esigenze di benessere con minori impatti sulle risorse e anche sul clima, e come risulta dagli studi in grado di alimentare anche maggiore occupazione, il che certamente diventa un fattore molto importante, e cioè il contenuto sociale di questa transizione, che può essere più giusta, ma anche generare maggiore e nuova occupazione. Grazie per la vostra attenzione. Grazie mille.
Grazie. Allora, forse... No, sì. No, dicevo, eccomi, qualche disguido insomma, tecnologico. No, dicevo, grazie mille a Edo Ronchi per il suo prezioso intervento, dove è emerso che l'importanza del contributo, diciamo, che tutta la nostra società deve dare, a partire dalle tematiche sull'energia, che abbiamo capito rappresentare certamente uno degli aspetti fondamentali, e il fatto di raggiungere questi obiettivi è strategico, il fatto che diciamo, le tecnologie debbano sempre di più diventare sostenibili anche da un punto di vista economico. Ecco, in conclusione io lascio la parola a Gianandrea Baroncini, che è l'assessore per la transizione ecologica, il PAESC, politiche sociali, abitative e protezione civile del Comune di Ravenna, che ci darà qualche conclusione e consegnerà poi anche il premio al liceo scientifico, che il premio appunto dell'Agenda ONU 2030, e poi diciamo lasceremo anche la parola ad una rappresentante del liceo che ci dirà due parole insomma su quanto fatto e un po' gli obiettivi che sono stati raggiunti in merito. Ecco, quindi lascio la parola a Gianandrea Baroncini. A che ora dovete andare via? Adesso. No, giusto per tarare gli interventi, chiedevo alle ragazze e ragazze a che ora devono rientrare a scuola e mi dicono che è rimasto veramente pochissimo tempo. Allora io ne approfitto intanto per ringraziare tutti quanti voi per aver partecipato a questo percorso che come amministrazione, come centro di educazione e sostenibilità, con il nostro CEAS, come assessorato all'ambiente e alla transizione, abbiamo sostenuto. Ringraziare tutti i collaboratori presenti, ovviamente il professor Navarra, presidente Ronchi, che diciamo per tutti i ragazzi e le ragazze della mia generazione è sempre stato un punto di riferimento su questi temi e continua, credo, come avete sentito, con grande lucidità a dare un contributo a un dibattito che di per sé è molto complesso, come credo abbiate intuito, seppur brevemente, nei laboratori e nei passaggi che avete svolto come classe. Quello che mi preme salvare è questo, cioè avete sentito che per parlare di clima e di cambiamenti climatici abbiamo toccato la filosofia, l'economia, la sociologia, la geografia, la matematica. Questo per dare l'idea che è una discussione quella che stiamo affrontando e che ci troviamo davanti molto, molto complessa, che deve camminare, come tutte le questioni complesse, su almeno un paio di azioni. Allora, un'azione veniva fuori, no, da quello che hanno detto, è fatta a livello internazionale, dalle COP, dai grandi processi di discussione, ma anche dai grandi movimenti per il clima globali che si stanno consolidando, che stanno dando dei contributi importanti, credo, anche alla costruzione di una nuova opinione pubblica. Il secondo pezzo viene fatto nei singoli paesi o quadranti, no, di quella matrice. Poi sempre a scendere c'è il ruolo importante, credo, delle città, veniva detto da il presidente Ronchi, insomma credo che su Ravenna abbiamo una tradizione, siamo quest'anno tra l'altro il decimo anno in cui abbiamo il marchio EMAS, ma dal 2008 nel patto dei sindaci abbiamo fatto i due monitoraggi del PAES, abbiamo aderito al nuovo patto dei sindaci, l'anno scorso abbiamo approvato il PAES, che è il piano diciamo così organico di tutte le politiche di scenari, le politiche di adattamento e di mitigazione di livello locale, riconoscendo soprattutto che per il nostro ruolo di enti locali, programmatori e controllori e pianificatori, possiamo provare a giocare un ruolo. Per quanto difficile sia cimentarsi in queste misure, possiamo provare a giocare un ruolo. All'interno ovviamente del rapporto con la regione, del rapporto con lo Stato, il PNRR, tutte le questioni. Ma l'altra grande gamba, quindi provare a costruire i contesti in cui la politica locale possa compiere scelte anche coraggiose. Ecco. Ma cosa importante, e chiudo, c'è un lavoro, credo, estremamente, diciamo così, rilevante nel provare a far sì che
enti locali, i soggetti, gli soggetti associativi, le scuole, i centri educativi, ci aiutino e si aiutino a costruire, diciamo, una cultura diffusa rispetto a questi temi. Su questo c'è molto lavoro, dalla protezione civile, il primo soccorso, che diciamo sono il primo elemento, cosa fare se succede un alluvione, fino a ragionamenti molto più complessivi come questo percorso sugli obiettivi dell'Agenda 2030 a cui si incrociano, su cui si incrociano altri percorsi. Adesso abbiamo fatto una riunione del forum locale con le aziende balneari e gli operatori del turismo, per il turismo sostenibile e la protezione marina, che sono altri due goal, no, dell'Agenda 2030. Adesso la regione sta producendo il nuovo documento di strategia regionale 2030. È un anno fa è stato approvato il patto per il lavoro e per il, cioè, come costruire una discussione, una cultura diffusa rispetto a questi temi, credo sia molto molto importante, e per questo voglio ringraziarvi veramente, perché noi possiamo fare dei bellissimi progetti che rimangono dei fogli chiusi nei cassetti se non trovano poi invece la forza, il cuore, l'intelligenza, le passioni per portarle. Quindi grazie veramente per aver aderito a questa iniziativa e aver svolto questo percorso. Credo che crescendo, se ci pensate, farete tesoro anche di questi focus e relazioni che abbiamo fatto questa mattina, perché sono aspetti, diciamo così, che sono centrali non solo per il modello di sviluppo, quindi il benessere, l'economia, eccetera, ma anche per ovviamente le condizioni che costruiamo per il nostro futuro e che lasciamo a chi verrà dopo di noi. Quindi grazie veramente a tutti, passerei alle premiazioni, così almeno, ecco, premiamo prima che scappiate, poi se volete ci vediamo anche a scuola. Può venire la rappresentanza degli studenti. Può venire anche io, così magari ce la fai. Salve a tutti, sono qui per ringraziare anche a nome dei miei compagni il Comune di Ravenna e l'Associazione Nuove Civiltà delle Macchine per averci fatto partecipare al progetto dell'Agenda ONU 2030 Agiamo Informati. Nonché per noi studenti è stata un'occasione molto importante per guardare da un diverso punto di vista i cambiamenti climatici, per una visione più concreta e consapevole. Nonché abbiamo acquisito nuove conoscenze sul piano scientifico, ad esempio le cause e le conseguenze di questi cambiamenti e la sostenibilità, nonché anche la transizione ecologica, soprattutto per il fatto di come possiamo cambiare l'ambiente grazie a ciò che facciamo nella nostra vita quotidiana. Questi preziosi momenti sono importanti per noi ragazzi, per l'appunto per poter partecipare a delle iniziative come il Friday for Future. Abbiamo capito nonché che ognuno di noi può avere a che fare con la salvaguardia dell'ambiente, e l'emozione più grande è stata essere a fianco di ciò che fa ogni ragazzo intorno al mondo, che manifesta per dare una mano a alla nostra terra, che è unica, meravigliosa, ma nonché molto fragile, ed è comune a tutta la popolazione, a ogni popolo. Noi giovani veniamo spesso affiancati al futuro, ma siamo soprattutto il presente, quindi dobbiamo agire adesso per cambiare la situazione. Per questo è importante acquisire le competenze su questi temi attraverso una via di comunicazione che possiamo utilizzare tutti quanti. Abbiamo creato questa pagina Instagram, la quale si chiama Green in questo caso, grazie al progetto dell'Agenda ONU 2030, la quale ha una frase in testa: ognuno individuo ha il potere di fare del mondo un posto migliore, siccome ogni ragazzo, ogni giovane, ogni persona può fare del mondo un posto migliore grazie alle proprie abilità che fa ogni giorno, a ogni piccolo gesto. Grazie. Grazie.
Grazie mille, Michel, giusto? Se non sbaglio, perfetto. E direi che a questo punto facciamo, diciamo, la consegna finale degli attestati. Non so se ti chiederei all'assessore di consegnare alle due classi che hanno, diciamo così, si sono aggiudicate il premio Agenda ONU 2030. E quindi chiederei alle professoresse che hanno seguito un pochettino il progetto di avvicinarsi qui da noi insieme con i ragazzi, in modo tale che possiamo consegnare anche formalmente il premio. Grazie. Allora, grazie mille a tutti. Salve, non c'è nessuno. Ragazzi, allora qua con la GSA sportivi qua davanti, ok, tenetelo voi, eh sì, qua sono Perfetto. Abbiamo, anche se online non credo siate riusciti a vedere, diciamo, la consegna dei premi, questa è stata fatta. Adesso diciamo che abbiamo lasciato le domande, eventuali domande alla fine, un po' per motivi tecnici delle scuole che hanno tempi un pochino più ristretti. E quindi se per caso ci sono domande da parte di chi, sia chi ci segue, diciamo, da casa, che ci segue invece qui in presenza, ma sembra di no, quindi io ringrazierei tutti sia della presenza virtuale che della presenza fisica qui. E naturalmente tutte le slide e la registrazione dell'evento sarà messa sul sito dell'Associazione Nuova Città delle Macchine, e a cui vi rimando anche per i nostri futuri interventi e iniziative. Grazie a tutti. Bene. Benissimo.